Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati con la Maullo Racing in Formula 1 2020, signori. Allora, oggi ci tocca il Gran Premio di Spa. Mi piace come circuito, speriamo che la fortuna ci assista anche questa volta. Signori, allora, prima di partire dal video vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che state dando a questa serie. E vi ricordo di seguirmi su Instagram, mi trovate come Maullo941, il link lo trovate in descrizione. E perché? Perché tramite le stories vi aggiorno sulla programmazione dei video che escono ogni giorno e sulle live che facciamo sia su questa piattaforma che su quella viola. Infatti vi ricordo di seguirmi anche sull'altra piattaforma, mi trovate sempre come Maullo941. Allora, signori. Io andrò a farmi al solito le prove libere off camera e ci rivediamo quando stiamo per scendere in pista per farci le qualifiche. Ok, signori, allora ho fatto le prove libere e sono andate abbastanza bene, anche perché dico, come ho detto prima, il Gran Premio del Belgio mi piace tanto, quindi lo conosco nel senso, mi piace tanto. L'unica cosa, prima di andare alle qualifiche, signori, dobbiamo un attimino, ecco appunto, cambiare alcuni pezzi del motore, perché abbiamo un motore e non importerà alcuna penalità. Perfetto, questo lo mettiamo pure nuovo, ok, e questo lo andiamo a mettere pure nuovo, signori, se no praticamente il motore ci lasciava a piedi a metà strada. Abbiamo cambiato tutti i pezzi, giusto? Questo è buono, questo l'abbiamo cambiato se stava a rompere, questo è mezzo mezzo. Ci facciamo l'ultima gara, dai, ci facciamo l'ultima gara anche se è un po' giallino. È un po' giallino, è un po' giallino. L'ultimo l'abbiamo cambiato a 51, qua siamo a 55. Cambiamo pure questi, signori. Dai, tanto chi se ne, tutti i pezzi nuovi, tutti i pezzi nuovi. Tanto prima o poi dovremo per forza andare a prendere pezzi nuovi. E andiamo in qualifica, signori. Ok, ci siamo, pronti. Partenza, via. Ovviamente non dobbiamo dire gatto prima di non averlo nel sacco, signori, ma spero di riuscire a fare delle qualifiche buone. Le ultime parole famose come in Ungheria, che dobbiamo fare delle qualifiche belle e praticamente abbiamo fatto l'errore, siamo partiti ultimi, nonostante stessimo facendo un buon giro. Quindi rimaniamo concentrati, questa è la parte più bella del Belgio, signiamo. Questo sinistro-destra si chiama Le Rouge e Le Rion, se non sbaglio, la pronuncia perdonatemi, ma non la so perfettamente, però è bellissima perché si fa in pieno. Cioè, col videogioco è una determinata sensazione, ma dal vivo deve essere qualcosa di emozionante fare questo tratto di pista. Occhio ai cordoli, signori, che non vorrei andare in testa coda proprio adesso che. Dai, dai, dai così, dai così. Dai così, vediamo di fare un buon giro, vediamo di fare un buon giro, porca miseria, e portiamo a casa bei punti. Stavolta siamo arrivati decimi in Ungheria. No, frena, mannaggia! Dai così, calma, 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 calma e sangue freddo, signori, calma e sangue freddo. Concentrati, concentrati, non perdiamoci troppo in chiacchiere. Qui siamo andati a prendere un poco di uva, va bene, un poco di frutto, un poco di fragole. Siamo andati un attimo in giro per i campi, però va bene, frena, bravo, bravo. Oh, guarda che mi ci sono messo un attimino, signori, la Mollo Racing la stiamo migliorando decisamente meglio. Forse c'è più accelerazione, più tenuta, più aerodinamica, la stiamo migliorando, ci stiamo lavorando bene su questa macchinina. Secondo me per l'anno prossimo, se continuiamo così, per l'anno prossimo potremmo fare un buon campionato. Come vi ho detto, l'anno prossimo, signori, cambieremo Alesi e ci prenderemo Ghiotto come secondo pilota. Mi dispiace per Alesi, gli stiamo facendo fare questi 6 gran premi, 7 quelli che saranno di prova, ma l'anno prossimo arriverà Ghiotto. Voglio la scuderia tutta italiana, signori. Non voglio stranieri. Signori, zitti zitti che siamo primi. Siamo primi, signori. Pole position! Dai, è così. E questo mi parla inglese. E questo mi parla in inglese. C'ho ancora l'ingegnere. Da quando. L'ingegnere che mi parla in inglese. Ora, ma secondo voi è normale? Signori, pole position. Bella così. Bella. Ci voleva. Spa. Vediamo di riuscire a portarci a casa la vittoria. Dove sta Giovannino? Giulianino, 18esimo. Mamma mia. Quanto gli abbiamo. Chi c'è il secondo? Bottas, gli abbiamo dato 400. Ok, 400 millesimi. Va bene, dai. Ci vediamo in pista, signori, ci vediamo in pista. Concentrati, concentrati! Ah, oggi non mi parla. Oggi l'inglese si è svegliato tardi. È domenica, giustamente. Si è svegliato tardi. In Inghilterra c'hanno il fuso orario sbagliato. A posto, il mio nuovo ingegnere inglese non mi parla, non mi dà comunicazioni. Partiamo dalla pole position e se ne sta altamente sbattendo le palle. Va bene, signori, concentrati. Non ci facciamo prendere dall'ansia. Che cosa bellissima partire là davanti con solo la safety car davanti a noi. Partiamo, signori, concentrati. Allora, io è sicuro che non c'ho, dico.
che stavo a dire, non lo so. Dai che siamo partiti bene, siamo partiti bene. Zitti, zitti, spostiamoci subito su in corso in traiettoria e facciamo la prima curva come se non ci fosse un domani. Ok, ok, ok. La partenza è buona, signore, la partenza è buona. Andiamo subito di DRS lì, come cazzo la si chiama, così pigliamo un poco di spazio. Ok, allora, io non ho la potenza delle altre macchine, signori, quindi non penso di riuscire a portarmi a casa la vittoria, anche perché già mi stanno a pigliare la traiettoria. Ma porca miseria, già mi sta supera. Chi è? Bottas. Te ne devi andare a quel paese, Bottas. Te ne devi andare a quel paese, Bottas. Bottas mio, non ci devi rompere. Non ci devi rompere, Bottas. Non voglio fare incidenti, non voglio usare flashback, ma voglio portarmi a casa la vittoria. Bottas, te devi levare. Bottas, te devi levare. La traiettoria è mia, Bottas, te devi levare. Autoscontro con Bottas. Si rinnova il duello che si era. Ah no, è sveglio, è vivo. Il mio ingegnere inglese è vivo, ha dato segni di vita parlando. Si rinnova il duello che era successo in Austria, signori. Maullo Racing e Maullo e Papo Maullo contro Bottas alla Mercedes. In Austria ha vinto lui e noi siamo arrivati secondi. Questa volta non ce n'è. Non ce n'è. A spacci portiamo a casa la vittoria noi. A spacci portiamo a casa la vittoria noi, signori. Voglio la prima vittoria di questa scuderia. Voglio la prima vittoria di questa scuderia. Siamo ancora al primo giro e io già parlo di vittoria. Tra il terzo giro, se attiverà il DRS, praticamente mi sverniceranno male. Praticamente mi supereranno come se non ci fosse un domani. Io parlo di vittoria. Però va bene, calma, signori. Siamo primi, godiamoci il momento. Forse non c'eravamo mai stati in prima posizione con la Maullo Racing, quindi godiamoci il momento, signori. Siamo riusciti a fare un giro, perché il primo giro è andato. Il primo giro è andato, signori, il primo giro è andato. Il primo giro è andato e siamo riusciti a farlo in testa a un gran premio. Siamo riusciti a stare in testa al gran premio del Belgio, signori. Tanta roba, ho fatto pure il miglior giro, porca miseria. Ma gli altri che sono rimasti a dormire, praticamente. Dai, è così, dai macchinina, accelera, accelera, vai macchinina, accelera. Bello così, bello così, bello così, dai, manteniamo la concentrazione, però non facciamo fischi per fiaschi, manteniamo la concentrazione, dai di DRS. Bello, abbiamo messo un bel distacco, un secondo e otto, buono, buono un secondo e otto è tantissimo, signori, un secondo e otto è tantissimo. Dobbiamo mantenere questa concentrazione, signori, dobbiamo mantenere questa concentrazione. Dai così, dai così. Dai. 2 secondi di vantaggio. Dai. Dobbiamo tenerci sopra il secondo. Perché se Bottas ha la possibilità di attivare il DRS, ci svernicia male. Dai così. 2 secondi e 1. Bello, signori. Che cazzo ci hanno montato in questa macchina oggi? Il propulsore, il NOS di Toretto, praticamente. Ho detto una parolaccia, chiedo scusa per la parolaccia, però è il momento, è l'euforia del momento, signori, è l'adrenalina, dai così, macchinina, mannaggia, ho sbagliato il destra-sinistra, dai così, dai. Come al solito mi sta partendo il trip dei dai, si potrebbe fare un video di me che dico sempre solo dai. Cambia il gioco, ma il dai c'è sempre, non cambia mai. Concentrati, signori, stiamo per concludere anche il secondo giro. Ormai ci siamo, ultime due curve, l'ultima chicane, destra, sinistra, acchiappa i freni. Fai bene questa chicane, ok, destra, sinistra. E dai che siamo sul rettilineo. Siamo a 2 secondi e 5 di vantaggio. Ok, loro possono usare il DRS adesso, io no, perché sono prima in classifica. Sono prima davanti a tutti, questa volta non posso usare il DRS. 3 secondi di vantaggio su Bottas. Dobbiamo stare calmi. Calma. È appena iniziato il terzo giro. Porca miseria, signori. Sto a sudà, ma ce la possiamo fare. Attacca il DRS. 3 secondi e 2 di vantaggio, signori. Mamma mia, come li stiamo stracciando. Dai così. Questa vittoria fa morale. Cacchiarolo, ho sbagliato completamente la curva. Mannaggia. Siamo scesi a 2 secondi e 8. Dai, ho fatto bene a cambiare tutti i pezzi del motore. Così riusciamo a avere la totale potenza che ci serve. Se no saremmo stati... Dai così, mamma che l'ho fatta bella sta curva. Avremmo avuto palesemente degli handicap. Non saremmo potuti andare così bene se non cambiavo tutti i pezzi del motore. Bella, anche questa mi è venuta bene, signori. Anche questa, nelle prove libere, in questa curva, ho toccato il cordolo lì a sinistra e mi è partito il retrotreno come se non ci fosse un domani. Sono andato in testa coda che ho visto tutti i santi, praticamente. Però è finita bene,
Dai, 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 dai macchinina, dai macchinina, stiamo facendo l'impresa spa. L'impresa spa, signori, l'impresa spa. Stiamo per completare il terzo giro, ok. Ok. Ho cambiato termine, invece di dire dai, 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 ho detto ok. Dai così, fai bene questa curva, ok. Alla grande, signori, alla grande. Alla grande, tira il freno. Dai così, facciamo bene anche queste ultime due curve. Dai. No, non ho superato niente, esagerato, per un poco che ho toccato sono andato oltre il limite. Sempre nostro il miglior giro, signori, siamo a 3 secondi e 7 di vantaggio. Quando inizia il penultimo giro. Mamma mia, signori, questa è da tenere nei ricordi, negli annali, negli annali. Grandissimo Gran Premio, la macchina la stiamo sviluppando bene, da quando sono tornato con decisione su questo gioco, signori, la macchina se ne stava andando a fragole. Va bene, va bene, va bene. La macchina se ne stava andando un attimo per i fatti suoi. Però va bene, l'abbiamo tenuta. Infatti il distacco è sceso di botta a 3 secondi e 2 praticamente. Però va bene. Cioè la macchina se ne stava andando a fragole. Va bene. Basta che prendere un cordolo sbagliato in piena accelerazione, praticamente ti ritrovi da tutt'altra parte di vista. Tu dici, ma la curva non era a destra? Sì, ma tu sei completamente andato a finire a sinistra, inchiappettato a muro, inchiappata a muro praticamente. Però va bene. Signore, il distacco sta scendendo in maniera brutta. Il distacco sta scendendo in maniera brutta. Dobbiamo un attimino ritornare concentrati. Dobbiamo un attimino ritornare concentrati e portarci a casa anche questo giro. 3 secondi e 4. Va bene, va bene. Non è preoccupante, dico 3 secondi e 4, potremmo anche alzare leggermente il piede, ma non ci penso proprio perché dico voglio la vittoria. Dai, dai così, dai così. Dai così, dai così. Non siamo ancora in una situazione in cui posso guidare con tranquillità. 3 secondi e 4 a un giro e mezzo dalla fine. Manca un giro e mezzo, signori. Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare. Alesi non so dove sia. Alesi, mamma mia. Così finirà nuovamente in GP2 a fine di questa prima stagione. Se ne tornerà a far compagnia a Schumacher, che a furia di voler troppi soldi se ne è tornato là dietro praticamente. Dai così, 3 secondi e 1, 3 secondi e 5. Si diverte a parlarmi in inglese, forse perché non lo capisco, quindi magari mi sta insultando e non capisco. Ma che vuole? Keep pushing? Ho capito semplicemente keep pushing. Guardate che bello, grande così. Keep pushing, keep pushing. Devo correre ancora di più. Siamo saliti a 4 secondi e 3 di vantaggio, signori. Non ce n'è, non ce n'è, non ce n'è nemmeno per il re. Non ce n'è, non ce n'è, non ce n'è nemmeno per il re. Dai così, frenata, bello. E questa volta l'abbiamo fatta bene la curva. Questo l'ho capito, abbiamo 4 secondi e 3 di vantaggio su Bottas, il secondo in classifica, questo l'ho capito. Sta curva non riesco a farla, mannaggia a loro. Per quanto riesco a frenare, per quanto cerco di frenare in tempo, non riesco a farla quella curva di prima. Dai così, signori. Mezzo giro, no, ancora non è mezzo giro. Quasi, quasi mezzo giro. Dai, 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 con calma, con calma, con calma, con calma, con calma, con calma. Dai, 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 dai. Frena, bravo, zio. Bravo il nostro Papa Maullo, che con la Maullo Racing si sta per portare a casa la prima vittoria dopo tanti sacrifici, dopo tante rincorse, dopo tante cose brutte che sono capitate, dopo tanta sfortuna. Siamo andati a fragole, dopo tanta sfortuna riusciamo forse a portare la. Se sta a finire la benzina, vedi se mi finisce la benzina. Mamma mia come tiro il joystick. Dai così, ultima chicane, signori. Ultima chicane destra sinistro e la prima vittoria stagionale per la Maulo Racing. Frenata bella, bandiera a scacchi signori, ci siamo signori. Prima vittoria stagionale della Maulo Racing, andiamo sotto i nostri medici. Sì, i nostri medici. Sì, anche in inglese, sono contento, sotto i nostri meccanici a festeggiare, guardalo. Ma come pilota del giorno Kevin Magnussen? Ma dai, sono partito in pole position, ho fatto il miglior giro, sono arrivato primo, pilota del giorno Kevin Magnus. Guardalo lì lo zio, il nonno Maullo che è contento finalmente, arriva la prima vittoria, guardalo lì, dai è così, grande papa. La prima di una serie di vittorie, signori, che ci porterà al titolo, me lo sento, 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 signori.
Olè, per la prima volta sul gradino più alto, Papu Maullo, che si piglia il trofeo, ringrazia e indica i tifosi. Dagli così. Festeggiamenti, ci sta, signori. Vinge la Spa, spettacolo. Bottas ci butta l'acqua addosso. Noi ci siamo vendicati dell'Austria, signori. Poteva essere la seconda vittoria se in Austria fossimo riusciti a superare Bottas. Invece non ce l'abbiamo fatta. Prima vittoria qui, Spa. Si inverte una posizione rispetto al Gran Premio dell'Austria. Qui pigliamo tanti bellissimi punti. Giorgia, dov'è Giorgia? Datemi Giorgia, signori. Voglio Vediamo cosa ha Giorgia. cambiato nella Se non classifica viene dei piloti. Giorgia, se non viene Giorgia oggi a intervistarmi, dico. Eccola qui, Giorgina. Sembra facile, ai fan è piaciuto. Di nuovo, mi ha detto che. Mi è sembrato facile, è stata la prima vittoria. È È stata una vittoria facile. stato fantastico, la motore, la squadra, tutto incredibile, Giorgia. Sembra che la fortuna ti sorrida di nuovo. Le cose Va sono andate meglio. molto meglio che la volta scorsa. Esatto, è incredibile con questa aerodinamica. Facciamo i ruffiani, signori, ruffiniamoci la scuderia. Sottovalutato, no? La squadra ha avuto fiducia in me, è bello poterla ripagare. Dai così. Giorgia, lo vuoi il numero? Ti ringrazio. Come ti ringrazio? Io ti volevo dare il numero, Giorgia! Ma porca miseria, questa è. Niente, non so quante stagioni ci vorranno per farci dare il numero di Giorgia, signori, ma ci riusciremo. Ci riusciremo. Ok, signori, questo Gran Premio è andato, ci ha portato alla prima vittoria. Spettacolo. Detto questo, signori, io vi ringrazio per aver guardato questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Vi ricordo di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo sempre qui sulla piattaforma per un prossimo video e per continuare questa stagione col prossimo Gran Premio. Bella raga, ciao!